perché ti resta e se al piatto 3x3 hai trovato quelle piramità che stai cercando. Ricominciamo dalla prima, perché ti regge. Ma mi nasce spontaneamente, probabilmente perché la cecità di Tiresia, attraverso la cecità, malgrado la cecità, egli riesce a vedere non solo il presente, ma anche il futuro. Ecco, io ero nella mia nuova situazione di cieco. E quindi ho avuto un'illuminazione. Siccome sostengo, ed è vero, e non è un paradosso, che da quando ho perso la vista vedo le cose più chiaramente, beh, ho detto, un personaggio che può essere, potrei affrontare proprio per questa menomazione e attraverso la menomazione proprio Tiresia. Questo è stato l'impulso. Poi ci ho ragionato sopra, ho cominciato a ricordarvi o cercare tutte le volte che l'avevo incontrato, non nei classici, nella drammaturgia greca e quella la si sa a memoria, ma per esempio nella grande poesia anglosassone, per esempio in Ezra Pound, tutte le volte Ezra Pound, pensate, si trova già nel primo dei cantos e si ritrova anche nell'ultimo dei cantos, scritto 40 anni dopo. Addirittura Eliot gli dedica, le fa il protagonista del poemetto suo più conosciuto, La terra desolata. Quindi, dissi, motivi per parlare di Tiresia ce ne ho. Ecco il perché della scelta di Tiresia. L'altra domanda era, Si è creato l'eternità beh, guardate, ci sono dei luoghi magici, dei luoghi che ti sono come delle navi spaziali, solo che si muovono nel tempo invece che muoversi nello spazio. Sono cattedrali, sono templi, sono vecchi teatri greci o latini. Ma se ci mettete il piede sopra, è come mettere il piede per me proprio dentro un'astronave. Guardate la commozione di stare seduto su un palcoscenico dove sai che c'è stato un signore che si chiamava Eschilo. E diceva ai suoi autori, perché gli autori erano anche i registi, vai più indietro, vai avanti, alza un po' la voce. Una commozione interiore profonda, proprio l'eternità. Grazie.